Buongiorno, Console Generale a Monaco di Baviera, Sergio Maffettone, grazie per aver accettato questa intervista al Corriere d'Italia. Forse non tutti i nostri lettori la conoscono, vorrebbe presentarsi brevemente. Sì, sono arrivato qui a fine gennaio, è un incarico molto importante, diciamo così, stimolante, anche perché è un incarico che deve tenere conto di un numero grandissimo di connazionali presenti sul territorio per i quali noi dobbiamo offrire servizi sempre migliori. Ricordo che il numero di connazionali presente nella Baviera, che è, diciamo, il territorio di corrispondenza della nostra circoscrizione consolare, escluso l'Unterfranken, è di 137.000 persone ed è un numero peraltro in costante aumento perché noi giorno per giorno registriamo nuovi iscritti AIRE che ci pongono tra le città della Germania a più alto tasso di crescita di iscritti AIRE. Questo ovviamente dimostra il fatto che Monaco e in generale la Baviera tira, nel senso che attira i nostri connazionali giovani di diverse, diciamo così, professionalità e rappresenta quindi una meta sempre più ambita per chi, diciamo, non riesce a trovare, per esempio, lavoro in Italia. Ecco, lei ha citato un numero importante, una cifra, 137.000 se non erro. È questo quindi il numero dei nostri connazionali che regolarmente iscritti all'AIRE si rivolgono al consolato per richiedere dei servizi consolari. Dio, è per questo insomma che sono qui, anche per portarle delle lamentele, ecco, diciamo così, da parte di molti nostri lettori. Che cosa accade? Accade che collegandosi al sito Prenotami, molti riscontrano la difficoltà a prenotare un appuntamento. Quindi non ci sono appuntamenti disponibili per il rinnovo delle carte d'identità e dei passaporti. Spesso appare diciamo, questa frase: al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto. Ma perché? Vogliamo spiegare a che cosa è dovuta questa situazione e cosa si può fare per migliorarla? Diciamo che il motivo è molto semplice, che ogni giorno noi apriamo un certo numero di appuntamenti per far sì che i nostri connazionali si prenotino per passaporti e carte d'identità. Nel momento in cui diciamo, il numero di appuntamenti va ad esaurimento, il sistema automaticamente rilascia quella frase che lei ha citato. Quindi, diciamo, la frase è dovuta proprio all'esaurimento degli appuntamenti. Da quando sono venuto qui, appunto un mese e mezzo fa, mi sono reso conto subito che questo era il problema principale che bisognava affrontare appena arrivati qui, ossia fare in modo di aumentare il numero di appuntamenti. Questo l'abbiamo in realtà già realizzato a partire dal 27 di marzo, quindi da lunedì 27 marzo. Con alcune modifiche organizzative e anche strutturali interne al consolato che ci stanno consentendo con uno sforzo aggiuntivo, organizzativo e anche diciamo, lavorativo dei nostri colleghi, di migliorare e di aumentare il numero degli appuntamenti. Perché io mi sono reso conto che il numero degli appuntamenti era insufficiente a soddisfare l'utenza. Questo è, diciamo, da questo punto di vista, mi trovo concorde con chi era insoddisfatto del servizio e con chi ancora è insoddisfatto del servizio, però io li invito a tenere conto di alcune considerazioni, e cioè che intanto abbiamo aumentato del 50% il numero degli sportelli dedicati ai passaporti da 2 a 3, abbiamo aumentato di 3 ore e mezza diciamo, il tempo di apertura degli sportelli e quindi di fatto consentiamo a più persone di venire a presentare domande in consolato, abbiamo affinato sistemi di controlli che ci consentono di ridurre il fenomeno dei no-show, cioè consentono di depennare dalle liste che a noi risultano che si devono presentare in un determinato giorno, ma che magari hanno già avuto il visto stesso da noi. E così facendo noi abbiamo radicalmente aumentato diciamo così, l'offerta di posti.
Ovviamente adesso che parliamo siamo in una fase di massima diciamo, produzione di passaporti, ma anche di massima richiesta perché siamo alle porte dell'estate e quindi sappiamo che sono dei picchi legati alle esigenze anche di ferie dei nostri connazionali. Per questo noi stiamo concentrando quante più risorse umane possibili per diciamo, andare diciamo così, concedere il maggior numero di passaporti e carte d'identità. Bene, quindi dovremmo vedere delle migliorie per sintetizzare, dovrebbero vedere tutti i nostri connazionali delle disponibilità in più di appuntamenti, se non erro, ecco, se ho capito bene il suo. Sicuramente già noi l'abbiamo notato subito nella prima settimana di operatività di questo nuovo corso, ma man mano che passeranno i mesi sono sicuro che gli italiani si renderanno conto che noi ce la stiamo mettendo tutta e che stiamo cercando di far fronte a questa gran mole di richieste. Teniamo pure conto che la situazione italiana è nota, cioè che in Italia ci sono delle code, diciamo così, che sono anche molto, molto lunghe, quindi non è una situazione del Consolato Generale di Monaco di Baviera, ma è un po' complessiva di tutta la pubblica amministrazione italiana. E detto questo, nel nostro piccolo noi cerchiamo di ascoltare i connazionali e diciamo, comprenderli. Ascoltare i connazionali e comprenderli. Ecco, un'altra lamentela che ci arriva spesso è la difficoltà a farsi ascoltare, cioè mi spiego meglio, anche raggiungere telefonicamente il consolato non è affatto facile. Quello che sentiamo dire più spesso è non risponde mai nessuno, il telefono squilla a vuoto. Purtroppo glielo devo dire, e questa è una lamentela che da anni, diciamo, accompagna la nomea di questo consolato. Ma perché non si riesce a parlare facilmente, non si riesce a parlare facilmente con un dipendente del consolato? Vedi, io quando sono venuto qui in consolato anch'io mi sono documentato e ho diciamo, registrato quelle che erano le lamentele dei connazionali e proprio per rispondere a questa lamentela di cui lei mi ha parlato adesso, il fatto che noi non ascoltiamo i cittadini, abbiamo istituito, o voglio dire re-istituito, un servizio di call center che è operativo 2 ore al giorno e che tiene impegnati i nostri diciamo, funzionari, diciamo, autisti centralinisti, che sono lì a rispondere e ad ascoltare i problemi degli italiani. Oltre a questo stiamo per mettere in funzione un nuovo sistema diciamo, di disco, per cui anche negli orari fuori da queste 2 ore di call center, il cittadino è in grado di ricevere tutte le informazioni di cui ha bisogno e quindi noi stiamo cercando di orientare al meglio il cittadino nell'approccio alle istituzioni. Ricordo anche che abbiamo un sito internet da cui possono reperirsi tutte le informazioni. Ricordo poi che nel momento in cui si riesce a prenotare un appuntamento, viene mandata una mail dettagliata con tutte le informazioni. Quindi questo problema del rapporto e dell'ascolto e della comunicazione con la collettività, noi ce lo siamo posti, è una delle priorità del Consolato adesso e vedrete che diciamo, riceviamo sempre più attestati di apprezzamento da parte dei connazionali che riescono a recepire le informazioni. Io quello che diciamo, voglio dire ai connazionali è che bisogna fare diciamo, i passi insieme. Da un lato noi facciamo un passo verso di voi, dall'altro anche voi connazionali utilizzate più gli strumenti informatici di cui diciamo, tutti ormai siamo dotati, perché andando a scandagliare a fondo il sito internet e le mail che noi vi mandiamo, riuscirete ad avere tutte le informazioni. Poi, se posso, vorrei aggiungere informare anche di un'altra iniziativa che stiamo realizzando, che consiste in una diciamo, registrazione di piccoli videoclip, diciamo, della durata di 1 o 2 minuti, con cui noi spieghiamo, i nostri singoli funzionari spiegano diciamo, in maniera molto semplice
cosa deve fare il connazionale quando ha un problema, quando gli è scaduta la carta d'identità, quando si è perso il passaporto, quando lo deve rinnovare, se ha o meno dei figli minori, cosa deve fare in caso di figli minori. Perché noi abbiamo notato che le statistiche di problemi che si presentano allo sportello sono sempre le stesse. E quindi se noi diciamo, ci concentriamo su spiegare meglio ai connazionali cosa devono fare per evitare quei problemi allo sportello, riusciamo ad ottenere un grado di soddisfazione molto elevato quando il connazionale viene inconsolato e se ne va con la pratica fatta. Questo è il nostro obiettivo principale e devo dire la verità, in queste prime settimane ci stiamo riuscendo. Allora, bene i videoclip perché dovrebbero agevolare anche chi con il linguaggio burocratico, con le tante informazioni che sono presenti sul sito di questo consolato, probabilmente ha un po' di difficoltà, anche perché diciamo di tempo ne serve veramente tanto per andare a rintracciare le informazioni necessarie. Di tempo ne serve anche tanto per arrivare a Monaco di Baviera, perché come lei giustamente ha detto prima, questo consolato, diciamo, non offre servizi solo a chi, per intenderci, vive qui in città, ma copre un'area abbastanza grande. Ecco, chi vive fuori Monaco deve affrontare a volte ore di viaggio per raggiungere questo consolato. In questo senso, qual è il ruolo dei corrispondenti consolari? Cioè, cosa fanno concretamente e chi può rivolgersi a loro? Allora, diciamo che questo consolato generale ha ereditato diciamo, l'accorpamento del consolato di Norimberga e questo ha creato diciamo, un po' di disagio per l'utenza del nord della Baviera che prima doveva recarsi a Norimberga e ora si deve invece deve venire fin qui. Per questo noi a Norimberga abbiamo deciso di inviare una persona, un funzionario del consolato, raddoppiando la sua presenza da 1 a 2 giorni e questa persona del consolato riesce a diciamo, impostare sostanzialmente tutta la pratica per il rilascio di passaporti e carte d'identità. Quindi ha una postazione per prendere le impronte digitali e raccoglie, diciamo, analizza tutta la documentazione che poi riporta qui in consolato il nostro funzionario e una volta diciamo, vagliata la validità di tutta la documentazione, poi noi spediamo il passaporto al nostro connazionale. A Norimberga, peraltro, esiste anche un corrispondente consolare che, diciamo, bontà sua, mette a disposizione gratis per il consolato lo spazio che consente a questa unità, a questo nostro funzionario di operare. In generale, per far sì che per diciamo, avvicinarci sempre di più ai connazionali che sono presenti in tutto il territorio bavarese, è mia intenzione quella di in prospettiva di nominare dei consoli onorari, cioè proporre la nomina di alcuni consoli onorari in diverse città della Baviera in modo tale da consentire loro anche di fungere da propaggini del consolato sul territorio e quindi diciamo, fare in modo che il consolato si avvicini sempre di più ai nostri concittadini. Questo è un processo non immediato, ha bisogno di certe approvazioni da parte diciamo, di Roma, però mia intenzione è quella di avviare le procedure per individuare e poi nominare questi consoli onorari. Dunque, parliamo anche di chi ultra settantenne ha chiaramente difficoltà anche, diciamo, logistiche, per spostarsi ed arrivare in consolato. Figuriamoci per prenotare un appuntamento, console. Lei capisce bene che non tutti sono avvezzi alla tecnologia e, diciamo, si può venire in qualche modo incontro a questa fascia di utenti. In un video ci ha confermato di sì, nell'intervista che leggiamo sul Corriere d'Italia ci ha confermato di sì, cioè che gli ultra settantenni
possono recarsi in consolato anche senza appuntamento. Ecco, ricordiamolo perché credo sia importante, ma spieghiamo anche cosa significa che possono arrivare, quindi arrivano questi ultra settantenni in consolato senza appuntamento e in giornata riceveranno il passaporto, la carta d'identità, il servizio richiesto. Spieghiamo anche i diversi tempi d'attesa, ecco. Questo significa anche che un ultra settantenne che non abita proprio a Monaco di Baviera deve affrontare delle ore di viaggio per arrivare qui. Ecco, concretamente, cosa si può fare per queste persone? Qual è il consiglio che si sente di dare a loro? Allora, guardi, innanzitutto è proprio giusto quello che ha detto, e cioè che abbiamo deciso anche di concerto con la nostra ambasciata d'Italia a Berlino e anche consultandoci con i vari consolati generali d'Italia in tutta Europa. Ricordo che il miglioramento del servizio offerto ai cittadini è anche oggetto di coordinamento molto intenso, sicuramente a livello di rete consolare italiana in Germania, tra noi e l'ambasciata d'Italia a Berlino che ci coordina e tutti gli altri consolati italiani in rete, e se ne è discusso anche in una riunione coordinata dal Ministero degli Esteri per condividere le best practices. Tra queste best practices è stata citata la prassi di aprire le porte al consolato agli ultra settantenni, proprio in considerazione del fatto che loro hanno maggiori difficoltà di accedere a tutte le informazioni via internet, su tutti questi strumenti di social o informatici. Quindi in favore degli ultra settantenni e anche in favore dei bambini fino a 3 mesi abbiamo deciso di aprire le porte e svincolare la concessione di servizi dal sistema prenotami, da qualunque tipo di prenotazione. Ovviamente, il discorso che si faceva prima della nomina dei consoli onorari potrà poi in futuro consentire anche agli ultrasettantenni di non recarsi proprio più qui a Monaco di Baviera, ma di ridurre la distanza che li separa per ottenere quello che vogliono. Su questo ci stiamo lavorando e stiamo venendo sempre più incontro alle esigenze delle singole categorie di connazionali. Un'altra piccola innovazione che abbiamo apportato è che il lunedì mattina, quando si aprono le caselle per la prenotazione sul Prenotami, vi è la possibilità di scegliersi anche il giorno della settimana in cui si può venire. Questo perché magari ogni italiano, ogni cittadino ha delle esigenze diverse, magari non può venire più facilmente il giovedì piuttosto che il lunedì. Il lunedì mattina ci sono dei canali aperti per tutta la settimana e quindi noi stiamo dando appuntamenti a distanza di 2 settimane, proprio riempiendo le nuove capacità che abbiamo creato. Quindi per adesso sostanzialmente la coda si è fermata, non si va più ad allungarsi la coda. Ma la stiamo raddoppiando, utilizzando questi nuovi canali che abbiamo creato. Bene, quindi per diciamo sintetizzare il discorso per quanto riguarda gli ultra settantenni, chi non dovesse riuscire a prenotare un appuntamento sul portale Prenotami può recarsi in consolato senza appuntamento e che cosa riceverà in giornata? L'ultra settantenne riceverà il passaporto o la carta d'identità in giornata? Cosa può fare questo consolato praticamente per l'ultra settantenne che si reca qui senza appuntamento? Allora, praticamente noi gli possiamo rilasciare esattamente le stesse cose che rilasciamo agli altri connazionali che hanno preso appuntamento, e cioè passaporti o carte d'identità. Ovviamente il rilascio in giornata, come si dice, a vista è subordinato alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, dalla normativa per il rilascio dello stesso passaporto. Quindi se le carte sono a posto, gli si rilascia in giornata. Se le carte hanno bisogno di un'integrazione, noi teniamo le carte in consolato, una volta arrivata l'integrazione spediamo il passaporto o la carta d'identità all'interessato, quindi non deve venire 2 volte ma una volta sola. Grazie per questa precisazione. Console, io vorrei innanzitutto ringraziarla per la sua presenza
disponibilità e per il fatto di parlare in questa maniera così aperta ai nostri lettori. Però vorrei chiudere questa intervista con una, ecco, con un'immagine fatta di numeri. Ecco, un po' di numeri per capire meglio la situazione. Quanti italiani, lei ce l'ha detto prima, però è meglio ricordarlo, quanti italiani risiedono nella circoscrizione di competenza di questo consolato? E attenzione, su quanti impiegati può contare il consolato per soddisfare questa utenza? Ecco, un po' di numeri per capire meglio le difficoltà, se ci sono difficoltà. Guardi, diciamo, le difficoltà sono emerse in generale, come detto prima, riguardano tutta la pubblica amministrazione. Io so che c'è un grande coordinamento dal Ministero degli Esteri e anche con la rete consolare tedesca per cercare di potenziare il numero di personale. È ovvio che cittadini italiani residenti in Baviera che non siano iscritti AIRE non ci aiutano, perché loro sicuramente possono venire a chiedere il passaporto e quindi creano domanda aggiuntiva diciamo che noi dobbiamo soddisfare e che soddisfiamo volentieri, però ovviamente creano una pressione aggiuntiva sulle risorse del consolato. Quindi se tutti gli italiani che vivono in Baviera si registrassero e quindi si sapesse effettivamente il numero di connazionali che noi dobbiamo servire, ovviamente questo ci aiuterebbe per avere più personale. Finché diciamo, il numero di connazionali sommerso non si riduce, noi dovremo far fronte alle richieste sia degli iscritti AIRE regolarmente che di quelli non iscritti AIRE con lo stesso numero di forze lavoro. Noi abbiamo circa una trentina di dipendenti e dico che sono tutti eccezionali, cercano di essere quanto più gentili e cordiali possibili. Questa è anche diciamo una filosofia che ho cercato di inculcare a tutti, perché appunto noi siamo come istituzione al servizio del popolo, quindi lo dobbiamo ascoltare, dobbiamo comprendere, quello che chiede con Nazionale è altrettanta comprensione per un gruppo di lavoratori che veramente ogni giorno dà il massimo per rappresentare al meglio l'Italia e per fornire dei servizi all'altezza. Grazie Console, la ringrazio molto per la sua disponibilità e ringrazio tutti voi lettori che avete ascoltato l'intervista fin qui. Speriamo di incontrarla di nuovo e di avere non solo lamentele da portarle, ma anche, insomma, qualche novità da parte di questo consolato da poter divulgare ai nostri lettori. Grazie ancora. A lei.